Eccoci qua. Buonasera, benvenuti, bentornati da Io ci sto. Allora, abbiamo cominciato. Benvenuti. Diciamo, una delle bellezze, delle cose belle che ci ha regalato il Festival del Giallo è la conoscenza di Barbara, che è stata una delle animatrici del panel dedicato alle scrittrici in giallo e che ci regala oggi questa prima presentazione a Napoli del secondo capitolo delle storie di Annabella Bonnante. Insieme a lei una grandissima amica di Io ci sto, che è Serena Venditto, e una sconosciuta che si trovava a passare qui per caso, Denise Antonietti. E vi ricordo soltanto che Io ci sto è una libreria differente per tante cose. Forse la cosa più importante è la passione che chi ci lavora, perché è un lavoro forte, vero? La passione che ci mette e la generosità che ci mette, perché chi ci lavora, a parte me chiaramente, ci lavora gratuitamente da socio volontario. Ricordatelo sempre, perché a parte il regalo che questi soci fanno a noi, Io ci sto a fare un regalo ogni giorno a questo quartiere e a questa città soltanto esistente. E di questo bisogna essere, noi lo siamo sicuramente, ma anche voi dovreste esserne assolutamente fieri e consapevoli. Grazie e buona presentazione, e grazie ancora a Barbara per essere qui. Allora, buonasera a tutti, grazie Io ci sto per averci ospitato, grazie mille a Barbara per averci tollerata in sua compagnia. Allora, io sono Denise e questa sera io sono qui per parlare di Barbara, ma soprattutto di Annabella. Barbara la conoscete tutti, Barbara è un giudice e ha fatto della sua professione in realtà uno strumento per raccontare anche delle bellissime storie. Barbara, presentati, dici qualcosa che non sappiamo. Ok, lasciatevi innanzitutto ringraziare quelli che sono venuti. Per me le presentazioni di Napoli sono sempre frutto di grande emozione, perché è ovviamente la mia città e quasi a tutto mi commuove anche un pochino, perché ci sono le persone, poi il Gomero in particolare, quindi questa libreria in particolare, sono proprio un legame affettivo molto forte con le mie radici, quindi è stupendo essere qui anche per questo, e grazie quindi Io ci sto, che mi ha consentito di fare la mia prima presentazione a Napoli qui, che io di solito la prima presentazione, come l'altra volta, la dedico agli amici e alla famiglia, no? Insisto molto che vengano loro, e quindi quale posto più bello di questo, che è un po' una piccola grande famiglia, Io ci sto per farla, quindi grazie. E la domanda che mi hai fatto è, me la sono dimenticata? Dici qualcosa di te che non sappiamo, inclusi i familiari. Ma diciamo che quello che probabilmente non sapete di me è poco, perché io sono abbastanza comunicativa e nel mio libro ho raccontato molto di me stessa. Era anche un po' l'esigenza che da cui nasce il primo libro, quello di raccontare il mio modo di vedere le cose, di vedere la vita, ma soprattutto di vedere il mio lavoro. Per cui quello che ringrazio, qui davanti a me c'è uno dei miei presidenti, uno dei miei primi presidenti che è venuto, è Giancarlo, che io ringrazio tanto. E lui è rimasto identico, io nel frattempo sono un po', diciamo, sono diventata grande, va? Per usare un eufemismo. E dicevo, il mio modo di vedere la magistratura, per me è importante che si legga all'interno di questi libri. Naturalmente Annabella 1 aveva una forte connotazione in questo senso, c'era un'urgenza di comunicazione, di voler raccontare il mio mondo. Che poi è uno sguardo molto umano, no? Soprattutto umano. Sì, è questo il modello di magistrato che a me piace, cioè un magistrato che dà come primo
mette innanzitutto nella scaletta delle sue priorità c'è l'ascolto e l'attenzione verso chi è il destinatario dei provvedimenti, quindi a costo anche di sacrificare il proprio tempo, anche a volte risicato in ragione del fatto che siamo sempre oberati da mille fascicoli, però cerchiamo, ecco, di essere sempre, cioè il magistrato che veramente crede nel proprio lavoro dedica parte di questo tempo anche risicato all'ascolto delle persone. Sembra una cosa, diciamo, forse di contorno, in realtà non è così, perché il magistrato, specialmente il giudice civile, che un po' è Annabella, è un giudice civile, questo ci tengo sempre a dirlo, che molte persone anche acculturate non sanno bene di cosa si occupi, e quindi anche leggere un libro come questo che narra tutto in chiave ironica e umoristica può avere anche l'utilità di farti leggere dietro le quinte la vita, ma anche, diciamo, il mondo del tribunale visto nel backstage. Dicevo, il giudice civile ha il triste compito di scegliere chi ha torto e chi ha ragione. Questo, mia figlia a 7 anni, quando feci il tema su cosa faceva la mamma, disse: mia mamma per lavoro decide chi ha torto e chi ha ragione, e in effetti come darle, ed è vero, cioè, e quindi è inevitabile che poi darei torto a qualcuno, e quel qualcuno, ecco, questo è l'obiettivo. Io desidererei che andasse via con la sua sentenza che gli ha dato torto, senza avere sfiducia nel giudice che gliel'ha dato, nella convinzione di essere stato comunque ascoltato, che le sue ragioni siano state vagliate e poi anche non accolte, perché qualcuno appunto ha torto e qualcuno ha ragione. Ecco, questo è molto di me che c'è dentro Annabella Abbondante. Non so se ho risposto alla tua domanda. Ma sicuramente ci hai detto qualcosa che non sapevamo del dietro le quinte, quindi grazie. Serena. Signora giudice, signori della corte, scusami, era tutta la vita che volevo dire questa cosa. Allora, io odio Annabella Abbondante, ve lo voglio dire subito. Io odio Annabella Abbondante per due motivi. Mi sentite? Sì, va bene. Allora, il primo motivo per cui odio Annabella Abbondante è la fame che mi ha fatto venire nell'arco della lettura. Io per tigna ho fatto il conto di tutto quello che ha mangiato Annabella Abbondante nell'arco di questo romanzo che dura un paio di settimane più o meno, l'arco narrativo sono un paio di settimane. Allora, Annabella Abbondante mangia circa 40 cannoli, alcuni con doppia ricotta, quindi possiamo aumentare fino a 60 secondo me. Almeno 4-5 sfogliatelle, ma perché le mangia contro voglia e poi scopriremo perché. E ci sono 6-7 cene di cui 2 stellate, dall'antipasto al dolce, non ci risparmia dettagli. Vino, birra, caffè, di cui molti al pepe, e poi ci spiegherai, ci racconterai la ricetta, non pervenuti perché sono assolutamente incalcolabili, sono almeno 3 a capitolo, pepe e senza pepe. Quindi Annabella Abbondante non si lamentasse di portare la 48, perché se io mangiassi quello che mangia Annabella Abbondante non passerei neanche per questa scala, quindi io mi terrei la 48 senza lamentarmi. La seconda cosa per cui odio Annabella Abbondante è che è una persona bella, ma nel senso più ampio del termine. È una donna solare, con questa cascata di riccioli che ogni tanto, in maniera un po' anarchica, uno le piove sulla fronte e le ricorda di, come dire, di tornare un po' sulla terra dalle sue, come dire, dalle sue peregrinazioni mentali. Intelligente, è una giudice che una giudice, mi raccomando, che sa fare tutto, cioè nel senso che ogni tanto è pronta a riparare a qualsiasi assenza, a qualsiasi lacuna, che a un certo punto viene coinvolta in un penale, non sa neanche lei bene perché, eppure insomma assolutamente in grado di fronteggiare qualsiasi situazione, sebbene fronteggiare la sorella per lei sia ancora, come dire, qualcosa su cui deve probabilmente lavorare. È simpatica,
ma io la odio perché è assolutamente, come purtroppo molte donne che conosco, assolutamente inconsapevole di tutto questo. E quindi si stupisce continuamente che gli uomini, tanti, gli amatori di questa, fammela chiamare come si chiama, di questa bella ciaciona, perché Annabella Abbondanti è una ciaciona, è quella che noi definiremmo con un termine intraducibile in italiano, ma perfettamente calzata, una ciaciona, si stupisce che gli uomini siano attratti da lei, ma nessuno stupore a chi la guarda dall'esterno. Circondata da amici, da amicizie solide e molto molto belle, e, che, come dire, costituiscono in qualche modo la sua rete di amicizie, ma anche la sua rete di investigazione irregolare, perché nonostante Annabella sia una giudice, e l'hai detto perfettamente poco fa, appunto io non sono un'appassionata lettrice di gialli molto prima di essere un'autrice di gialli, e mi rendo conto che voi, perché noi leggiamo molta giallistica straniera, in realtà sappiamo molto poco della giurisprudenza italiana, esatto, esatto, per cui insomma è molto istruttivo leggere insomma un romanzo scritto da chi ne sa, per capire tante differenze, tante piccole sfumature su come funziona un processo in Italia, piuttosto che, per esempio, il mio esordio, signor giudice e signori della corte, non esiste in nessun romanzo italiano, perché nessun tribunale italiano, eppure spesso l'ho trovato in manoscritti che arrivano in casa editrice, perché ovviamente la formazione è una formazione letteraria, televisiva spesso, e quindi lei ci riporta insomma a quello che è un po' la realtà, la nostra realtà. E a questo, però al di là, appunto, è molto italiana, però i riferimenti che io trovo, perché Annabella Abbondante, la serie di Annabella Abbondante principalmente è una serie gialla, cioè al di là della contaminazione con la commedia, con le vicende sentimentali, con le relazioni, con i vari siparietti anche apertamente comici, del romanzo, il protagonista è il giallo, a questo dedicheremo una sezione separata della presentazione, perché ci tengo molto. Però in realtà io vedo due grossi riferimenti, uno per il giallo e uno per la commedia, e sono riferimenti, uno è prettamente letterario ed è quello di Agatha Christie. Agatha Christie, sia per la costruzione del giallo, che è molto 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 rigorosa, e sia per l'ambientazione, perché in realtà, cosa che non potrebbe non sembrare all'inizio, però noi siamo in Toscana e se probabilmente, almeno io la vedo così, poche regioni in Italia sono simili all'Inghilterra come la Toscana. Piccoli centri, molto chiusi, si conoscono tutti. Mi ricordo, il paese dove immaginario della provincia di Lucca, dove si svolgono queste indagini, potrebbe essere del tutto simile a St. Mary Mead, sì, dove sì, tutti sanno tutto di tutto, non si può nascondere niente, e l'indagine è svolta proprio su questi legami, molto più che sugli indizi o sulle prove, proprio sulle relazioni fra le persone. Altro modello che non è letterario, ma secondo me un po' sì, nel senso che comunque per me è proprio apertissimo, cioè per me è proprio un riferimento di scrittura, è Friends. Guarda, cioè, allora, che loro che si vedono davanti al caffè, sul divano, in questo bar la Palermitana, dove arrivano dolci a morire, proprio a farsi salire la glicemia solo a leggerlo. Punto di ritrovo quando questo gruppetto di amici di Annabella, che sono formati, per chi non avesse letto il primo, anche se mi sembra di capire che le avessi cacciate allo stato di famiglia se non l'avessero fatto, sono costituiti appunto da
un commissario di polizia e una giornalista, ha una dinamica molto, molto da Friends, un po' tra Friends e gli irregolari di Sherlock Holmes. Allora io ti volevo chiedere, fare una primissima domanda e poi dopo andiamo, partiamo così a ruota libera, proprio sui modelli. Allora, innanzitutto vorrei dirti, Venditto, che tu sei la Milly Carlucci delle presentazioni, perché sei veramente impeccabile nella tua, nel tuo presentare. Mi è piaciuto moltissimo come hai pittato Annabella, e posso dire pittato, ah che bello, perché sono a Napoli. Quando userai ciaciona nei romanzi? Ciaciona, sì, dico, esatto, dico, questa la devo alla mia amica Serena Venditto. E, sì, i modelli, guarda, io innanzitutto sarei ragazza degli anni 80 purtroppo, perché, cioè purtroppo non per gli anni 80, ma perché mi denuncia la mia età, per cui insomma, siamo cresciuti un po' con queste serie TV. Naturalmente Friends è anche un po' successiva rispetto a quando io ero adolescente, però è entrato nell'immaginario collettivo, quindi forse in maniera inconscia l'ho richiamato, e ora che tu me l'hai, diciamo, me l'hai detto, in effetti è vero, perché credo che quella aspirazione ideale a un tipo di amicizia così, a un legame di amicizia che diventa famiglia, è una cosa che tutti desiderano, e io insomma anche l'ho sempre considerata una cosa molto importante nella mia vita. Poi qua a Napoli lo posso dire con maggiore forza, perché anche oggi ci sono qui delle persone che io ho considerato veramente i miei amici fraterni, e sicuramente pensando alle persone che stanno sedute su questi gradini che ho immaginato le mie amicizie, con l'amicizia di Annabella, se mi identifico, con Alice e con Nicola, di sicuro. Per cui per me questo è stato sempre un valore diciamo importantissimo, e l'ho voluto mettere in primo piano. E i miei modelli dal punto di vista del giallo anche ci ha azzeccato benissimo sulla questione di Agatha Christie, perché io Annabella l'ho sempre vista come la Miss Marple dei noirtri, diciamo così. Ed è Miss Marple perché, questo è, appunto, per chi è magistrato è chiaro che il giudice civile non ha poteri investigativi, quindi non potrà mai fare indagini dirette. Si avvale delle stesse tecniche Annabella di deduzione e di indagine che aveva Miss Marple, quindi attraverso semplici anche collegamenti di tipologie umane che lei mette in relazione, grazie al tessuto connettivo di questo piccolo paese, che lei riesce ad arrivare a delle notizie anche prima degli investigatori ufficiali. Quindi assolutamente c'è Miss Marple, c'è Agatha Christie, perché a me poi il giallo all'inglese piace molto. Certo, riuscire a farlo è molto difficile, perché come hai detto tu, Agatha Christie è una di quelle scrittrici di gialli che non ha mai barato con i suoi lettori, e che dava, come Harley Quinn, cioè quelli che danno tutti gli strumenti per arrivare alla soluzione senza fare colpi di scena finali, e questo veramente non è semplice, e difficilmente nei gialli moderni riesce a ritrovare, soprattutto quelli americani, dove ti buttano sempre lì. Ho letto anche un romanzo di uno scrittore che è stato per molti mesi in prima posizione nelle graduatorie delle vendite, non l'ultimo che ha scritto, ma un altro altrettanto famoso, che terminava con la scoperta di uno che è stato per 10 anni con una maschera di lattice addosso, che lo faceva sembrare un altro personaggio sempre del romanzo, che io a un certo punto ho preso il coso e ho detto vabbè, ma vaffa, perché, cioè, voglio dire, cioè, se è facile, cioè, ti piace vincere, è facile, cioè, se la soluzione è questa, voglio dire, per stupire il lettore, ecco, questo genere di gialli a me non piace, e riuscire a fare qualcosa di solo lontanamente, diciamo, simile
invece al giallo classico, all'inglese, è una fatica enorme e naturalmente io sono ai primi passi, faccio quello che posso. Adesso poi mi direte voi se col secondo ho migliorato sulla trama, che cioè, è una delle cose che mi prefiggo, perché magari sul resto mantengo un po' uno standard, però nella trama io voglio impegnare anche di più. E poi un modello ultimo che c'è sicuramente sono tutti, diciamo, i giallisti i cosy crimer italiani, cioè tutti quei giallisti che hanno messo l'ironia all'interno del loro l'umorismo, ma la comedy, comunque hanno messo il garbo nelle loro storie senza cadere mai nel trash, nel cruento. Questo genere di romanzi non mi appartiene, perché io ho sempre amato questo altro tipo di narrazione, che insomma vede un Marvaldi, un Camilleri, ma anche autrici donne molto brave come Alice Basso, ad esempio, che io amo molto per come scrive. Ecco, questi sono un po' i miei modelli di riferimento. Allora, a questo proposito, tu sei così, però nonostante tu sia così, quindi diciamo che la cifra caratterizzante del tuo romanzo comunque è la leggerezza, comunque è un approccio alla vita positivo, ottimistico, comunque la soluzione si trova e cerca di rendere giustizia a tutti quanti, un po' come quello che dicevi prima essere il tuo lavoro nella vita di tutti i giorni. Nonostante ciò, io ho trovato in questo romanzo un tema importante, cioè quello della maternità, declinato in molte sfaccettature. Ora io non entrerò nel merito, ovviamente per motivi di trama, però diciamo la maternità è un tema molto importante e vedo anche che è molto sentito, forse proprio perché ha molto a che fare anche con le decisioni che devi prendere nel tuo lavoro. Quindi volevo chiederti, insomma, perché l'hai scelto, che cosa rappresenta per te? Credo che un personaggio come Annabella meriti una profondità maggiore di quella che magari ha avuto nella sua prima presentazione, che comunque aveva molte sfaccettature, però il mio intento è quello di dare ad Annabella uno spessore sempre più consistente, se Dio vuole, ma soprattutto se Giunti vuole, diciamo, ci saranno altri. In questo caso quasi corrisponde. Per i giovani esordienti di sicuro, quindi se ce ne saranno altri vorrò continuare questo lavoro, per cui credo che una donna di 38 anni, 38 anni, si debba necessariamente confrontare con questo tema della maternità. È impossibile che questo non accada, e anche se ovviamente posso dirlo senza spoilerare più di tanto, non è Annabella in prima persona, non vi preoccupate, non resta incinta subito, perché cioè sennò poi è finita, però ci sono sicuramente degli elementi che la inducono a riflettere su questo tema, e secondo me era giusto che ci fosse, perché secondo fa parte dell'essere donna, così come l'essere, diciamo, fragili, combattere ogni giorno con le difficoltà, doversi dividere fra la vita privata e il lavoro, no? Sono tutte cose che ci appartengono, e la maternità è una parte troppo importante per tenerla nel cantuccio, diciamo. Ma puoi anche decidere della maternità altrui, cioè nel momento in cui decidi un affido, decidi una disputa tra coniugi, sì, diventa molto importante. Credo in assoluto, nell'ambito della giurisdizione civile, quella della, diciamo, della materia della famiglia è quella che crea più problemi di etica e di difficoltà nella decisione. Non a caso, mentre Annabella si deve cimentare con questi temi quotidianamente, perché per rispondere a Serena, che lei fa un po' di tutto e dove essere brava, cioè non è che lei è brava, lei è costretta ad essere brava in tutte le materie, perché vive una realtà molto particolare, che è quella dei piccoli tribunali italiani.
italiani, che chi lavora a Napoli o a Roma ha sempre lavorato in questi grandi tribunali non può capire, che è quello appunto del giudice factotum, che praticamente solo le scale non spazzano e che deve però assicurare a chi sta davanti a lui un livello di qualità che non dico sia pari a quello di una sezione specializzata di un grande tribunale, ma quantomeno, perché sempre ritorniamo sul discorso delle persone, cioè il magistrato che si compenetra si rende conto che cioè il fatto di essere nati a Montepulciano e avere un piccolo tribunale non è che gli deve pregiudicare la qualità della decisione che... E quindi dicevo, mentre io non lo faccio questo lavoro di dover giudicare sulla famiglia, perché sono in una sezione specializzata e quindi se ne occupano altri colleghi, Annabella invece si cimenta. A me è capitato di farlo quando ero giudice di piccolo tribunale, quindi è un'esperienza che io in passato ho vissuto, l'ho vissuta in maniera molto sentita e anche dolorosa, perché veramente quando c'hai un ragazzino, perché in questa secondo noi ci sono altri episodi di udienza, ovviamente, sì, come nel questo primo. Non spoilerà la trama, no, è un episodio esatto, a sé stante, quindi esatto, mi sono permessa di esatto, spoilerarlo ho un introdotto poco. Anche qua dei cammei di udienza, alcuni divertenti come nel primo volume, ma anche alcuni più seri, e fra questi c'è appunto il caso di un affido, nella decisione del giudice di dover affidare il figlio all'uno piuttosto che all'altro. Ecco, queste decisioni sono veramente complesse, perché sai, il giudice di solito è riparato e rassicurato dalla legge, dalle norme che sono il suo strumento di lavoro, e quindi prende una decisione, se tecnicamente preparato, con una relativa serenità, sapendo che ha in scienza e coscienza interpretato la legge e l'ha applicata. Nell'ambito di alcune materie come quella della famiglia, la norma c'è, però sta un po' più dietro, cioè c'è molto di più il fatto, il buon senso, il caso concreto che tu devi intercettare con la sensibilità che ti è propria, in cui quindi l'essere in un modo piuttosto che in un altro, anche caratterialmente, può fare la differenza. Io ti volevo fare una domanda. A parte mi piace molto il modo appunto in cui hai declinato, caratteristica del cozy crime è proprio quella del detective dilettante. In questo caso però è un detective dilettante che in qualche modo ne sa, voglio dire, non è un'archeologa come nel mio caso, un barista come nel caso di Malvaldi, è una comunque molto addentro alla materia, che però poi in realtà viene ostacolata da più fronti nel suo portare avanti queste indagini clandestine, cioè loro sono comunque degli irregolari. Questo mi è piaciuto veramente molto, perché dà al romanzo quella sfumatura di realtà, cioè non di realismo, proprio di realtà, di concretezza, cioè del dover superare tanti piccoli ostacoli per strappare l'indagine passo dopo passo, e questo mi è piaciuto molto, quindi questo te lo volevo dire. Una domanda che ti volevo fare, perché noi finora non abbiamo parlato del giallo, e secondo me va bene così, perché voi il libro lo dovete leggere, voglio dire, non, tra l'altro parlare di un giallo è sempre un campo minato in cui fino a pagina 40 più o meno puoi dire qualcosa, poi ti devi stare zitta, quindi lasciamo stare. No, infatti, ma evitiamo, ma perché era un giallo? No, ma io sono di quelle che non legge manco la bandella, perché dice non voglio sapere niente, non voglio sapere manco come inizia, cioè me lo devo godere dall'inizio alla prima pagina. Io mi prendo sempre le questioni con Mondadori, perché loro schiodano, mi vorrei accorciare invece, dire meno cose possibile. Esatto. Volevo chiederti una cosa, a me piace entrare proprio nella stanza dello scrittore, e quindi ti voglio chiedere come tu procedi nella scrittura, perché ovviamente l'approccio soprattutto a una, a una struttura complessa come quella del giallo, in cui se il bicchiere sta qua nel capitolo 2, nel capitolo 10 il bicchiere deve stare sempre qua, perché se lo sposti lo scenario cambia,
può cambiare e ti ritrovi con un colpevole che non può più essere un colpevole. Quindi vorrei sapere se tu lavori con una scaletta oppure se hai delle specie di, come dire, una visione che ti porta avanti e scopri le cose man mano che le scopre anche Annabella Abbondante. E poi vorrei sapere qualcosa anche su proprio su come tu scrivi, quindi se ti piace scrivere la mattina, se ti piace scrivere all'alba, a mezzanotte, se quando ti trovi lo fai, quando quanto caffè al pepe bevi durante l'operazione. Quindi raccontaci un po' proprio del mestiere della scrittura. Cioè, tu hai detto prima conosciamo tanto di te, secondo me questo aspetto invece... No, e poi sono una cosa che vogliono sempre sapere tutto, soprattutto gli avvocati che lavorano nel mio tribunale. La prima domanda che mi fanno, anche con un po' una certa acredine, cioè, ma quando trova il tempo di scrivere i romanzi, no? Con questo tono qui. Che è un come si permette in realtà. No, dice invece di scrivere... Sì, questo è il sottotitolo. Però è vero che chi... come noi, perché anche tu hai un altro lavoro, oltre a quello della scrittura, si trova ad avere questa passione e lo deve proprio rubare il tempo, lo deve strappare con le unghie e coi denti dalla vita. E quindi io faccio così di fatto. Ieri alla presentazione di Roma c'era al tuo posto la nostra amica, collega Daniela Grandi, no? che mi ha raccontato una volta in cui io le ho mandato una foto in cui io stavo chiusa nella cabina armadio. Esatto, chiusa dentro. Un po' come Dio m'aiuti. Esatto, come Dio m'aiuti, esatto, uno sgabuzzino. E a scrivere, perché era l'unico posto tranquillo della casa, e mi ero messa lì che dovevo scrivere un punto, diciamo, nodale del romanzo, e ci tenevo a finirlo. Quindi diciamo che in quel senso è molto rocambolesca la mia vita di scrittrice. E per quanto riguarda invece la mia tecnica, i miei compagni di liceo che stanno qui potranno testimoniare che io nasco secchiona e sono rimasta secchiona, per cui faccio un tipo di approccio al romanzo molto strutturato. Specialmente sul secondo mi sono proprio imposta di fare, cioè ho detto a me stessa: non te azzardà a mettere mano alla stesura della parte divertente finché non hai finito il romanzo giallo che deve girare a menadito. Per cui io non ho iniziato niente, solo l'incipit me l'ho scritto, perché quello mi galvanizza. Perché secondo te è più facile la parte commedia che la parte gialla? Per me Barbara Verna assolutamente sì. Cioè io dico, una volta che ho finito tutta la parte gialla, che se ti dico come faccio, cioè quanto sono secchiona, io prima mi scrivo tutto il fattaccio, diciamo, come per usare l'espressione di Gadda, no? Ma proprio tutta, cioè proprio nei dettagli, tutto quello successo, metto cose anche che poi nel romanzo non entrano, però che mi devono servire a me, perché tutto deve funzionare, mi devo convincere io stessa che è plausibile. E quindi faccio tutto il fattaccio, poi faccio le indagini, scrivo le indagini, quindi questo come si scopre, questo come si scopre, questo altro, questo là. E metto in ogni punto del fattaccio il commento al lato di come sarà scoperto. Poi faccio la struttura dei capitoli, inserendo tutti i punti accoriandolo, diciamo così, in una certa logica. E solo allora, quando ho finito questo, dico, inizio a divertirmi, perché io a quel punto scrivo di getto. A me questa cosa fa molto pensare a John Nash di Beautiful Mind. Hai presente le lavagne che lui riempiva? Però ti ricorderei che era schizofrenico. No, io non volevo dire niente di tutto questo, assolutamente. Senti, a proposito di cose divertenti, a me... fanno molto ridere i nomi che tu scegli, ed è voluto, perché è chiaramente voluto, a partire da Dio m'aiuti, che è un nome parlante di quelli proprio dall'inizio alla fine, il nome stesso della protagonista, e poi diciamo poi degli inserti musicali anche, che ho molto apprezzato, perché anch'io sono una grande amante del jazz. E quindi ti volevo dire, insomma, vabbè, quella del nome parlante io credo sia una cosa che deriva molto dalla commedia italiana.
anche quella di Goldoni, diciamo, no? Mentre invece la musica, volevo chiederti se era una tua passione collaterale, un po' mascherata. Ma in realtà è Goldoni che ha copiato da me, perché cioè, è stato sempre un vecchio mio pallino. Questa dei nomi è quasi un'ossessione che io... le mie udienze durano più di quello che dovrebbero, perché io ogni volta che becco un avvocato o qualcuno che ha un nome particolare, lo comincio a interrogare, no? Cioè, per esempio, quelli che hanno quei nomi strani con le H nei posti sbagliati, no? Allora li comincio a fare, ma lei, ma come fa? Ma quanti errori materiali avrà ricevuto nella sua vita, poverino? E a scuola come le succedeva a scuola? Oppure quelli che hanno i nomi ridicoli, no? Cioè, proprio... Per me, cioè, devi infierire su questo povero cristiano. No, infatti, perché io penso che il nome che ti viene dato e anche il cognome in qualche modo ti condiziona la vita, cioè, questa è una cosa, è una mia passione, questa dei nomi e dei cognomi. E poi secondo me la presentazione sintetica che ti riesce a dare un cognome, ovviamente messo con un cognome parlante, mi piace questa definizione, non è insuperabile, cioè, ed è anche meglio di una descrizione fisica o qualsiasi altra cosa che tu possa utilizzare per stigmatizzare un personaggio. Per cui il giovane assistente giudiziario timidino del nord che viene lì e si chiama Albino Diumaiuti, cioè tu già te lo vedi, cioè, si connota in tutte le sue sfaccettature. Oppure l'avvocato fastidioso che interrompe continuamente in udienza e che risponde al telefono mentre sgomita, così, e si chiama Malfatti, cioè voi avete già. Oppure la testimone che riferisce fatti che non ha visto, che si chiama Fantastichini, e così via, no? Cioè, è un gioco che però in qualche modo ti è un vassoio che già porge tutto. Quindi per me i nomi sì, sono molto importanti. E poi la musica? La musica è... Allora, io non sono una grande esperta di musica, però da pedestre e ignorante quale sono, amo molto la musica. Da ragazza ho studiato il pianoforte sempre per la questione della secchionaggine, senza nessun talento, cioè l'ho fatto perché, devo dire, perché mia madre ci teneva, mamma diciamocelo, e io, proprio perché sono secchiona, l'ho fatto per molti anni, finché un giorno mi sono ribellata, ho detto basta, non lo voglio, sono più il pianoforte. L'ho chiuso e non l'ho suonato per tanti anni, poi invece l'ho recuperato dopo. Quindi quella era la mia musica, diciamo, la mia cultura musicale era classica. E però amo moltissimo la musica e la sento, però non la conosco bene. Mi applico molto, studio, chiedo a chi conosce, dei miei amici che invece conoscono di musica, e mi informo, perché questa è una cosa che Annabella ha, che io non ho, no? questa cultura musicale che avrei voluto avere. Ecco, non ho avuto il tempo di farmi. C'è sempre tempo. Senti, io ti volevo chiedere una curiosità. Nel romanzo, e poi nei ringraziamenti tu insomma lo racconti, ci sono degli episodi anche realmente avvenuti, soprattutto nelle udienze. Penso al mistero quando lo vedo nella terza mano della signora, che io sono morta, la terza mano della signora, poi lo leggerete. C'è qualche episodio che avresti voluto inserire ma che ti sembrava troppo surreale per essere veramente raccontato? Cioè quelle cose che dicono non mi crederanno mai, oppure che non hai potuto mettere perché qualcuno si sarebbe, magari qualche tuo collega si sì. sarebbe potuto riconoscere, quindi ho detto vabbè, adesso. No, e quindi adesso, no, già stati, però... Cioè, noi ce lo puoi dire. Allora, voi sapete che nei libri c'è scritto sempre questa frase bellissima che, esatto, dice: questa è un'opera di fantasia. Ogni riferimento a fatti accaduti o persone esistenti o realmente esiste è puramente casuale. Questa qua, io l'ho detto alla Giunti, ma cioè, a me non la potete scrivere, perché cioè, in realtà la buona parte dei fatti narrati si riferiscono a fatti realmente accaduti. C'è da dire che di tutte quelle che io ho riportato,
ho chiesto il permesso e l'autorizzazione a coloro che le avevano vissute, se non ero io in prima persona, per poterle mettere. Alcuni me le hanno proprio spontaneamente donate e regalate, perché ho chiesto a tutti i miei colleghi di raccontarmi episodi di udienza. Anzi, Federico, tu ancora non me l'hai dato il tuo episodio di udienza, sappi che per il terzo mi serve, quindi cerca di buon uso. Ecco, cerca di far mente locale qualcosa di assurdo che ti è capitato. E devo dire che sul primo è stato un po' più timido, tranne un paio che mi hanno proprio sponsorizzato alla grande. Sul secondo invece c'era la gara, no? Quello dice mi metti il mio, così, eccetera. Però certo, ci sono invece tante altre cose che succedono, che sono veramente incredibili, che però vanno un po' fuori dallo spirito di questo libro, che è quello di voler in qualche modo raccontare i viaggi e i disagi, no? Anzi, più i disagi che gli agi del mondo giudiziario, senza volerlo stigmatizzare necessariamente in negativo, perché di libri che parlano di toghe rotte e di casi di magistratura, di mala giustizia, ce ne sono fin troppi, quindi sinceramente non penso che io sia, non ho nessuna voglia di accodarmi a questo tipo di, non perché vanno nascoste, ma semplicemente perché ho da dire altro, e quindi queste cose non mi interessano. Però hai voglia, sì, cose incredibili, vabbè, perché non mi crederanno mai. È un mondo questo anche complicato, molto più complicato da vivere all'interno di quanto si possa immaginare, e questo l'ho già detto in altre presentazioni, quindi tutti gli sfortunati che sono venuti pure a quella precedente si possono pure distrarre. Però è anche vero che raccontare la magistratura in un modo diverso è una cosa a cui io insomma aspirerei, a tutti i miei colleghi che si candidano per le posizioni apicali, come in questo periodo si sono svolte le elezioni del nuovo componente del CSM, ad esempio. Io ho detto a tutti loro, la comunicazione è un punto importante ed è un punto deficitario della nostra categoria, cioè noi non ci sappiamo raccontare, abbiamo per molti anni anche scelto di non raccontarci, anche quando ci sono stati casi di grosso conflitto ci è stato chiesto e abbiamo scelto di restare in silenzio. Io credo che in una società come la nostra, dove la comunicazione è tutto, se non comunichi non esisti, se quello che non viene raccontato non c'è. Credo che si dovrebbe avere la lungimiranza di cambiare strategia. L'ha fatto anche la Chiesa Cattolica, voglio dire, no? Che è leggermente un attimo più antica del nostro ordine, della magistratura italiana. E credo che noi dobbiamo anche imparare a raccontarci e a far capire alle persone qual è veramente il lavoro che facciamo, chi sono i magistrati tutti, perché anche se tu chiedi a una di queste persone che scende le scale, ma anche se interrogo qualcuno dei miei amici qua che non sono avvocati o magistrati, e gli chiedi scusa, ma in concreto che cosa fa un giudice civile, dimmelo, ti riguardano, non lo sanno. Ed è questo, significa che una fetta consistente e notevole della magistratura, che sono meno 5.000, 6.000 persone, che svolgono circa 10.000, credo, quindi almeno 5.000 sicuramente, non sono dei fantasmi per le persone. Cioè per le persone le toghe, la magistratura, sono i PM che fanno le indagini, o proprio, se ci va bene, il giudice che condanna in carcere. A chiunque mi incontra diceva, ma te sei giudice, per favore non mi arresta, se deve scherzare, no, per favore non mi mettere in carcere, diceva, non sono giudice penale, non faccio questo. Ma mi stai facendo venire la voce. Esatto, dice, ma se proprio dovessi farlo, per te farò un'eccezione. Esatto, e quindi ecco questa mancanza, allora dice, ma perché tu puoi risolvere questo problema con un romanzetto così? No, assolutamente, però... io ho lanciato anche una provocazione e devo dire che mi hanno fatto delle recensioni, hanno scritto degli articoli sul mio libro anche le riviste tecniche della magistratura. Devo dire in positivo, anche perché vabbè, cioè, se c'è qualcuno pensava male
non si metteva a scriverlo sulla rivista, diciamocelo, però ho avuto anche dei riscontri insomma positivi e improprio in questi termini, cioè molti giudici che mi hanno detto, civili, mi hanno detto grazie, hai scritto l'epopea del giudice civile. Io mi sono sentito protagonista una volta tanto, che di noi non parla mai nessuno, quindi secondo me ci sono tanti modi per raccontare le cose, tanti registri differenti, e in un mondo dove la comunicazione è pop, il registro pop è importante, e non si deve avere vergogna di utilizzarlo, perché non è che i concetti che tu trasmetti sono meno importanti perché li hai utilizzato uno strumento più leggero, perché, e lo dico sempre, scusate, rassegnatevi, lo devo dire ogni volta, mi porta fortuna, perché Calvino diceva che la leggerezza non è superficialità, e io, questo è proprio il mio mantra sempre nella vita in generale, io ho un approccio leggero, a volte mi si fraintende per questo, pensando che poi non ci sia riflessione dietro, ma non è così. No, infatti, anzi, grazie per averlo detto, perché io un po' facendoti quella domanda sulla maternità ho cercato anche di far passare questa idea che un romanzo leggibile che io ho divorato in 4-5 ore, per dirti, non significa che non abbia dei temi, non significa che non li affronti, non significa che non ne parli. Poi chiaramente c'è chi ha un gusto più truce, più sanguinario, quindi vuole il thriller dove, sai, c'è il serial killer che uccide 150 persone. Non è questo, però non significa che non ci siano delle cose belle e importanti, e soprattutto a me piace la sensazione di sollievo che si prova quando poi tutti i fili si riallacciano. Sì, perché io poi sono, in questo sarò banale, però a me piace il lieto fine, scusate, lo so, e molti storcono il naso, soprattutto i lettori forti che amano i romanzi, quelli che ti devi far male, devi piangere, cioè ti devi intossicare, cioè devi chiudere quel libro, devi dire la vita è una merda. Ecco, allora io in realtà sono a molti romanzi, ovviamente, per carità, stiamo parlando di autori, ecco, io da lettrice purtroppo sono banale, pure nei film, mi piacciono i film a lieto fine, per cui il romanzo giallo è la versione più nobile, diciamo così, dei film a lieto fine. Perché, ma certo, perché tu sai che l'assassino sarà perché deve scoperto. Essere, cioè, nel giallo, poi nel noir puoi anche rimanere fregato, e quindi poi devi saper scegliere tu, lettore, e capire cosa ti piace, quanto vuoi soffrire, poi se vuoi il sangue e non te la compri a una bella abbondante, io che ci posso fare? No, perché poi mi fanno la recensione negativa, dice va bene, vicino, ma come? Ma vedi la copertina? Cioè, dico, no, scusa, vedi, ma sto facendo la romana, vedi la copertina, ma è possibile che ci sia il trash in questo romano? No, sembra più Bridget Jones, diciamo, che è vero, è un po' Bridget Jones. Sì. E infatti a questo proposito volevo farti un'ultima domanda, poi magari lasciamo prima del congelamento. Annabella e gli uomini. Sì, però Serena, l'ultima, cioè qua stiamo altre 2 ore. Cioè. Io premetto. Annabella e gli uomini in sintesi. In sintesi, bravo, perché io non sono molto seria. Anzi, datemi dei comitati. No, in realtà proprio gli aspetti della vita privata di Annabella sono la parte diciamo che non meno autobiografica della mia vita, perché come tutti sanno io sono felicemente sposata, peraltro mio marito è presente. Quindi non potevi dire, quindi devi essere felicemente. Sono felicemente sposata, ho 2 figlie meravigliose, la mia vita è bellissima e tutto va bene. E quindi, e questa è la vita. Non sei credibile. Se lo dici con questa strana fissità nello sguardo, qualcuno potrebbe non credere. Potrebbero pensare che sta puntando una pistola. Ed ecco lo splatter. No, ovviamente sto scherzando, perché peraltro ora io e mio marito viviamo da soli, perché le mie figlie non ci sono, quindi devo essere molto prudente in quello che dico. Però diciamo, ecco, io ho scelto una vita sentimentale stabile. Annabella ha fatto proprio la scelta opposta, dice, ma perché te volevi sfogare con Annabella? Molti mi hanno fatto stare. No, dico, no, per carità, non è questo, è che io avevo bisogno anche dal punto di vista
del funzionamento della trama e del racconto di una persona che fosse single, cioè mi sembrava che funzionasse meglio e così gli ho ovviamente colta l'occasione per farle togliere tutti gli sfizi a Annabella e quindi lei esce la sera sempre e beve e mangia e va e fa e poi in questo romanzo devo dire che non si può dire che non si diverta Annabella Bondante. Infatti. E quindi questo suo rapporto con gli uomini nasce proprio dalla esigenza di voler anche avere un personaggio dinamico che affronti. E naturalmente questo lato romance che io introduco lo faccio sempre a modo mio, se voi che avete letto il libro avete visto che io il romanticismo vero e proprio, quello smilassoso è proprio non rientra proprio assolutamente nelle mie corde, per cui io diciamo introduco il rapporto amoroso sempre con un certo pudore, non riesco a farlo diventare però credo che Annabella avrà anche ulteriori diciamo evoluzioni in questo senso, quindi il lato sentimentale non è stato ancora esplorato fino in fondo. Ma moltiplicazioni o sottrazioni? Ma anche divisioni, cioè nel senso che cioè... Ma materiali, cioè proprio. Non te lo dico come quinto al terzo, Denise, non insistere. No, io già le ho detto privatamente il terzo motivo per cui la odio, che però ovviamente non posso dire a voi. Va bene, allora io penso che sia giunto il momento di dare la parola a voi se avete delle curiosità, perché noi abbiamo dato. Mia sorella vuole sapere se Fortuna lei, questa è la domanda. Dice. Io non so se non parlano perché sono congelati oppure se perché non hanno domande. Secondo me è perché chiaramente incutiamo molto timore tutte e tre. La verità è che avete esplorato a fondo ogni dettaglio, è difficile dire qualcos'altro. Allora va bene, tutto quello che resta da esplorare e che volete sapere su Annabella Abbondante lo dovete scoprire comprandovi il libro e leggendolo. Grazie mille Barbara, grazie mille Serena, grazie mille la libreria Io ci sto, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito da casa e che ci seguiranno in differita. E direttore, venga a salutare. No, non ci vuole salutare, dai, ciao. Non ve andate di qua se non comprate il libro, quindi...